Buongiorno, siamo con Mister Baroni. Allora, complimenti per la partita, per la vittoria che certifica probabilmente un posto nei playoff. Sì, sì, è quello che cercavamo. Siamo venuti qua cercando, pur sapendo che comunque il Vezzano è un'ottima squadra, però abbiamo cercato di sin da subito di fare in modo di poter andare in vantaggio. L'abbiamo preparata partendo molto forte, ci siamo riusciti. Poi c'è stato un ritorno del Vezzano e la partita è stata combattuta, però credo che la vittoria sia meritata in virtù del fatto che comunque abbiamo avuto molte più occasioni da gol di loro e secondo me abbiamo anche giocato un pelo meglio. Grazie mille mister. Quando vuoi. Siamo qua col mister, va con Dio del Vezzano. Prima di tutto mister le chiedo una cortesia, ci può spiegare, visto che è tutto un po' complicato con questo campionato a 16 squadre, ci può spiegare bene quella che è la situazione della squadra sia in ottica eventuali playoff, che comunque mi sembra che la matematica ancora non condanni, sia in ottica, purtroppo adesso bisogna guardarsi anche dietro, quindi eventuali playout. Se lei ci chiarisce un attimo il punto. Ma sì, diciamo che insomma in ottica playoff ormai, diciamo, dopo la sconfitta di oggi penso che sarà quasi impossibile. Quindi, però il nostro obiettivo, ripeto, era quello di rimanere in questa categoria e per ora ci siamo e lo stiamo dimostrando. È normale che giudicando la partita di oggi sono preoccupato, perché al di là dei pochi giocatori a disposizione che ho in questo momento, quelli che ci sono fanno bene, però nonostante tutto oggi abbiamo regalato anche oggi due rigori dopo aver giocato i primi 10-15 minuti bene, noi ci siamo trovati 2-0 per loro, quindi è inspiegabile continuare a ripetere che non dobbiamo commettere certi errori, poi dopo li commettiamo in continuazione, errori individuali che non ci possiamo permettere in questo momento, perché la squadra si è espressa bene il primo tempo soprattutto. Sì, ecco, l'altra domanda era proprio riguardo al secondo tempo, in 10 contro 11 abbiamo visto tante palle lunghe e magari si poteva provare, poi ci dica lei, no. Giocarla di più, forse a provare a entrare in altro modo. Noi purtroppo siamo abituati a giocare, oggi abbiamo fatto fatica, ma il motivo è i problemi fisici di alcuni giocatori. Oggi due attaccanti hanno giocato praticamente, che è un po' che non giocavano, quindi hanno fatto qualcosa di eccezionale, quindi non posso dire niente. Dopo è chiaro che anche a centrocampo qualcuno è calato, quindi abbiamo provato con dei palloni lunghi, anche perché loro sono stati bravi, si sono chiusi bene e non ci hanno lasciato degli spazi. Purtroppo abbiamo avuto delle difficoltà, però per quanto riguarda, diciamo, il secondo tempo, la cosa che mi è dispiaciuta di più è che magari aver avuto qualcuno in panchina che poteva entrare, quindi quelli che hanno giocato hanno veramente dato il massimo, quindi io non ho niente da dire sui miei giocatori, anzi la colpa è mia che magari li dovevo sostituire, ma non avendo le possibilità di farlo, quindi loro hanno fatto il possibile. Grazie mille mister. Grazie a te.